sì, soprattutto. Tesoro, abbiamo messo tutti e due le dita nella stessa presa. Vedi, funziona, vuol dire che l'impianto elettrico è a posto. Che meraviglia, buonasera! Buonasera a tutti, buonasera Villa! Buonasera, tu vedi di qua? Che io sono abituato a stare di qua. Abbiamo le nostre posizioni ormai. Io sono quasi sempre a sinistra, quasi sempre. Io alla non sinistra, per cui siamo a posto. Come va? Tutto bene? Avete caldo? Vostre. No, vabbè, ho molto caldo anch'io, Poi io, avendo, come dire, il grasso della foca, un pochettino mi sono termica. Sì, no, ma è una cosa che applica a proposito. Sono termica. Sono delle creme apposta che vengono, cioè sono rarissime, vengono ricavate dal grasso di foca e Ape ovviamente ne fa uso. Voglio lanciare anch'io la mia dieta. E quest'anno va la dieta Dukan, va la dieta la tisanoreica. Sì, ma non, io credo che tu debba lanciarla dalla finestra. Sì, anch'io, guarda, faccio anche da testimone. Vai, però... Cosa dite? Dammi un caposaldo della tua dieta. Mamma mia, il caposaldo della mia dieta? Sì. Ma vuoi proprio saperlo? Sì. No, è meglio che non te lo dica. Okay. Saltare ecco. I pasti, diciamo. Saltare i pasti, nel senso saltarci dentro e farsi anche il bagno. Farsi delle belle scorpacciate. Bisogna. Ecco. Caro Feltrin, caro pubblico del Padova Pride Village, siamo arrivati alla fine di questo Village Talent, cioè alla fine delle selezioni. Sì. Questa sera vedremo gli ultimi quattro concorrenti e poi, come annunciato dalla nostra speaker Loredana Forleo, e diciamocelo, sì, io sono molto vicino alla Forleo. Sempre vicino alla Forleo. Come diceva la Forleo, dalla settimana prossima, per gli ultimi due sabati del Village, ci sarà il primo sabato, ovvero il 25 di agosto, la semifinale tra tutti quelli che sono arrivati al secondo posto, mentre invece il primo di settembre ci sarà la finalissima con tutti quelli che sono arrivati al primo posto, al primo posto delle selezioni. E uno di quelli che avrà vinto la semifinale dei secondi. Sì, perché il regolamento iniziale non prevedeva. Ma tra primi e secondi c'ho già fame. No, che poi... Pensa al dolce, Ape, pensa al dolce. Che magari arriva alla fine. In fondo. Come sempre, scusa, dimmi. No, è che siccome magari persone che hanno visto le prime selezioni non sapevano questa cosa, è stata decisa in corso d'opera, perché le voci e i talenti erano talmente buoni, talmente bravi, che era un peccato. Erano andare... talmente bravi, ma bravi proprio, bravissimi. Per non dare la possibilità almeno a uno di loro di, insomma, avere un ripescato e arrivare alla finale insieme agli altri, quindi una persona in più. Tra l'altro la finale sarà ricca di duetti, li metteremo alla prova, ovvero, e salutiamo, visto che lo sto per nominare, Enzo Forleo, la regia del Village Talent, il nostro coach, il vocal coach che sceglie. Ciao coach, e accompagna. Senti coach, ecco. Ma per la finalissima possiamo cantare anche io e Leo? Ha detto è un sì particolare. Ma noi abbiamo già preparato una cosuccia. Ci siamo già attaccati col velcro. Lo chiederemo al nostro pubblico se ci vuole. Ci volete? Questo si dicevano di no, che bastardi. No, è che vedendoti inciampare, avevano paura che tu rovinassi il suo. Ma stasera pubblico. Sono molto aggressiva, hanno paura. Hanno paura di mettersi contro di me. Perché vedi come sono aggressiva. Certo, sembra un disco degli ACDC al contrario stasera. Infatti, se mi giri al contrario sembra che parli il demonio. No! Ebbene, se era quella, no? Però tu mi puoi anche girare. Pensa se mi giri all'indritto, che cosa dico? Ecco, l'importante meglio è che non ti giri, no? Come si suona. L'importante è che non mi giri. Ecco, appunto. Allora, noi cominciamo. Prima, come sempre, presentiamo la nostra giuria, che è una giuria.